Giampaolo Medei, un buon 3-0, no? Contro Monza, direi che hai avuto tutte le risposte che cercavi anche in questa partita, con i tre schiacciatori, Osmani che attacca 28 palloni e mette giù 23. Allora, sicuramente sono soddisfatto del risultato, anche perché abbiamo parlato prima di questa partita, Monza veniva da un buon risultato, è una squadra che gioca senza tanta pressione, con dei giovani che hanno voglia di mettersi in mostra, quindi sapevamo che comunque la partita sarebbe stata impegnativa, in più è una squadra molto aggressiva al servizio, quindi sono contento del risultato e anche di come è venuto. È ovvio che con questa formazione abbiamo un equilibrio un po' diverso, è una formazione che ci dà delle opzioni in più in ricezione perché possiamo modificare il nostro sistema di ricezione, ricevere a 4, avere delle differenti situazioni che stasera credo che ci abbiano aiutato. È ovvio che senza Sokolov in campo, no? Soprattutto a muro in attacco di palla alta, gli equilibri sono diversi. Stasera credo che in muro difesa abbiamo comunque fatto una buona prestazione. Era, diciamo, l'aspetto che abbiamo un po' curato, abbiamo curato di più negli allenamenti del pre-gara. Ed è ovvio, ecco, i due schiacciatori, Sander e Guantorena, in una formazione del genere hanno un po' più di responsabilità in attacco, ma è abbastanza normale. Ed ora a Perugia che cosa c'è da aspettarsi? Rivedremo Sokolov o formazione con tre schiacciatori? Innanzitutto c'è da aspettarsi una partita difficile, una Lube determinata e aggressiva perché vogliamo andare a Perugia per giocarci la vittoria, quindi questa è la prima cosa, poi con chi lo vedremo anche in base a quello che succederà in settimana, nei prossimi giorni più che altro, e deciderò all'ultimo, però qualunque sia la formazione che scenderà in campo, mi aspetto una squadra aggressiva, determinata che voglia portare a casa il risultato. Si ricorda, ha detto Osmani che sei il nuovo posto della Lube. A quanto pare sì, no, a parte gli scherzi, speriamo che Zezzo possa recuperare il prima possibile perché ci serve tantissimo per questo finale di stagione, quindi era meglio farlo rifiattare adesso piuttosto che magari arrivare alla fine che non riusciva neanche più a giocare. Quindi niente, noi abbiamo fatto il nostro oggi, abbiamo portato a casa 3 punti e pensiamo a Perugia. 3 punti importanti per la classifica perché se non altro vi mantengono in questo secondo posto, in questa zona di galleggiamento, dove però c'è Modena là dietro che vi insidia. Sì, noi non penso che dovremmo guardare dietro di noi, dobbiamo guardare a noi stessi, pensare a quello che dobbiamo fare giornalmente e penso che i risultati prima o poi arriveranno. Questo modulo a tre schiacciatori, come ti trovi? Beh, è diverso, dai, non sono tanto abituato ad attaccare da due, ma ci siamo allenati, penso, 2 volte così. Niente, l'importante è vincere, conta quello. Penso che oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro con il muro e con la difesa, abbiamo rigiocato un sacco di palloni, li abbiamo messi in difficoltà e bene così. Senti, Perugia è una partita importante per la Lube, è una partita importante anche per la squadra Umbra, che quest'anno è un po' la vostra bestia nera. Sì, è una partita di campionato, ci sono in palio 3 punti, non c'è in palio una coppa, non c'è niente, quindi noi dobbiamo andare lì tranquilli, senza grosse pressioni, perché come abbiamo visto credo che quest'anno sia molto palese che loro siano i favoriti, quindi andiamo lì tranquilli, cercheremo di fare il nostro gioco e vedremo cosa ne viene fuori. Avete perso qui a Civitanova 3-0, primo set avete combattuto, dopo che è successo? Sì, no, abbiamo. Noi sì, siamo partiti carichi, volevamo fare qualcosa di buono anche oggi, come domenica scorsa. Primo set, sì, ha combattuto, poi gli altri comunque loro sono andati a ritmo giusto e noi abbiamo faticato sul servizio, abbiamo faticato anche sul muro difesa, quindi è stata veramente dura oggi. Poi loro quando sono così tranquilli, liberi, sanno giocare molto bene, quindi niente, noi oggi vabbè, più che altro dovevamo consolidare il gioco che stavamo avendo nell'ultimo momento, però vabbè, oggi è andata così, adesso dobbiamo pensare a domenica che c'è un'altra partita che quella sarebbe da vincere per noi, sarebbe meglio, sì. Butti che ha fatto che era in panchina? Non era al 100% e vabbè, comunque anche Rocco, anche Barone doveva trovare un po' di posto in squadra e quindi l'ha fatto giocare, ha preferito non rischiare.